La funzione del politico è risolvere. Il politico che predica la difficoltà ritenendo di aver consenso è un miserabile. Bravo. Grazie. Eccoci Ryoko Di Mita sul palco del Cinema Nuovo di Lioni per la prima del docufilm L'animale politico a lui dedicato. L'ex presidente del Consiglio, 90 anni portati magnificamente, ha indossato le vesti di attore in questo cortometraggio che parla della sua vita pubblica e privata. Sul palco poi ha parlato anche dell'imminente tornata elettorale. La campagna elettorale per come parte, saltando di cose squallide, di miseria morale, un linguaggio legato più all'insulto anziché alla speranza. È come se uno pregasse bestemmiando. Ha rivolto ottime considerazioni alla classe politica irpina. Noi in Irpinia abbiamo avuto una grande storia democratica. Probabilmente la realtà politica della regione Campania con maggiore vivacità e con molta lungimiranza. Questo è avvenuto perché la classe dirigente complessiva della provincia l'ha meritato. Una bimba poi è salita sul palco e De Mita ha rivelato un'empatia col mondo dei più piccini. Posso dirvi che in quest'ultimo periodo, negli ultimi anni, andando in giro, riscopro una grande simpatia tra i bambini. Io che non ho avuto le attitudini di mia moglie a curare i bambini, però noto una curiosità, mi parlano, mi accettano probabilmente come un vecchio, come una persona che sì, ma lo considero come la speranza che nasce. Gli esami non finiscono mai e De Mita ci rivela un episodio di quando frequentava l'università. Quando faccio qualcosa ho sempre paura che non vada. Era quando facevo gli esami all'università. Prima di fare l'esame, non dico che avevo le doglie del parto, ma pressa poco, ma proprio appena mi sedevo però cambiava. Io mi sentivo il professore. Nell'intervista con la stampa ha parlato anche di suo nipote Giuseppe De Mita, che si è candidato con Civica Popolare. Io se ho la fortuna di avere un nipote intelligente non riesco a capire perché gli altri che hanno i nipoti cretini sono candidati e credibili. Nel film ha parlato anche di altri politici. Per esempio Berlusconi è stato definito il protagonista del niente, mentre Di Matteo Renzi ha detto che si illude che il suo interesse coincide con quello generale. Ma la vera stoccata è per i 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle, che per un certo verso è un segno di novità, perché raccoglie un'esigenza ma sulla risposta ha un'assoluta incapacità. Quando leggo questi personaggi che sono ignoti alla realtà, gente che ha lavorato 5 anni nella nostra provincia, io non so quale problema hanno affrontato, o meglio, quale problema abbiano capito, il che mi crea problema per la stupidità irreparabile. Ha poi salutato tutti svelando il suo nuovo modo di guardare la realtà. Io alla mia età è come se guardassi il mondo dall'aldilà, io sono già dall'aldilà e guardando mi rendo conto che non sempre la gente si rende conto della realtà in cui vive.